Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar dedicato a illustrare le caratteristiche di un bando regionale riferito all'efficientamento energetico di edifici destinati ai servizi abitativi pubblici. Come tutti sappiamo, il tema dell'efficientamento energetico dei fabbricati è un tema molto importante in termini di sostenibilità ambientale, in quanto l'inquinamento derivante dalle residenze, in particolare evidentemente stiamo parlando delle residenze utilizzate dai comuni per le fasce sociali più disagiate, impattano sul nostro clima, impattano sulla condizione dell'aria e quindi è importante per tutti i comuni approfittare di ogni occasione per sistemare un patrimonio edilizio che è preziosissimo in termini sociali e deve diventare prezioso anche in termini ambientali. Regione Lombardia ha sviluppato una serie di iniziative in questo campo che saranno progressivamente fatte oggetto di eventi come quello di oggi, ma oggi nello specifico ci riferiamo ad un bando riservato ai comuni ad elevata densità, ad elevata tensione abitativa, nei confronti dei quali sono destinati, delle risorse proprio per un efficientamento energetico. Poiché le caratteristiche di questi interventi devono essere ben note ai comuni per la presentazione dei loro progetti, insieme a Regione Lombardia abbiamo definito questo webinar in cui, l'ingegner Valentina Sacchero e il dottor Riccardo Di Rosa ci illustreranno le caratteristiche fondamentali di questo bando, inquadrando molto brevemente il quadro complessivo delle risorse che potranno essere messe a disposizione nei prossimi mesi. Sappiamo che i comuni sono molto indaffarati per altri interventi, ma riteniamo comunque importante dare un'attenzione a questo tema perché è un tema molto delicato e molto rilevante. Passerei a questo punto direttamente la parola all'ingegner Sacchero, che ringrazio per la disponibilità. Grazie, innanzitutto ringraziamo ANCI per la collaborazione, il supporto e l'organizzazione per questo momento di presentazione che riteniamo sia molto importante perché appunto questi bandi, soprattutto nell'ambito finanziati con i fondi comunitari, hanno una certa complessità e quindi è fondamentale avere dei momenti di confronto e di possibilità di spiegare e supportare gli enti per poter poi presentare le domande e realizzare gli interventi. Innanzitutto porto i saluti del mio direttore generale, quindi della direzione Ambiente e Clima, il dottor Fossati, e del mio dirigente, quindi del dirigente dell'unità organizzativa Clima e Qualità dell'Aria, l'ingegner Burieri, che purtroppo per un imprevisto avrebbe dovuto essere presente, l'avrebbe fatto anche molto volentieri, ma non può essere presente, quindi dirò giusto due parole di introduzione appunto per quanto riguarda quella che è un po' il quadro delle prospettive future, anche delle prossime misure di incentivazione che nell'ambito appunto del nuovo programma regionale a valere sui fondi strutturali europei 21-27, in particolare l'asse 2, la Direzione Ambiente appunto lavorerà e quindi proporrà nuovi strumenti, auspicabilmente appunto sempre in proficua collaborazione anche con ANCI. Quindi complessivamente, scusate, non mi ricordavo. Ok. Complessivamente l'asse 2 sarà quello sulla quale appunto come direzione generale, ma anche non solo, nel senso che poi ci sarà il concorso di anche di altre direzioni, cioè Regione Lombardia sull'asse 2, che è quella finalizzata agli interventi per la riduzione delle emissioni di CO2, la decarbonizzazione, la resilienza. Vede quest'asse complessivamente più di 600 milioni di euro. Dei quali ne abbiamo circa più di 250, quindi 266 e mezzo, che saranno destinati proprio all'efficientamento
l'ecoefficientamento, quindi l'efficientamento energetico, ma anche andando un pochino oltre il mero aspetto della riduzione energetica, ma quindi l'idea è proprio quella di lavorare su una decarbonizzazione del patrimonio edilizio, in particolare quello pubblico e quello di proprietà, quindi in questo caso essendo in sede ANCI appunto degli enti locali, quindi enti pubblici oltre che a quello delle imprese. Avremo poi circa 145,5 milioni di euro sulla linea invece legata allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e delle comunità energetiche e rinnovabili, tra le quali però si include anche il sostegno allo sviluppo e alla come dire, e all'accompagnamento di configurazioni in autoconsumo collettivo, quindi singoli edifici, in particolare appunto quelli quindi anche destinati ai servizi abitativi pubblici, quindi edifici pubblici residenziali, dove sarà possibile condividere il consumo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Avremo poi anche degli aspetti legati alla favorire modelli di produzione sostenibile ed economia circolare, quindi anche in edilizia, ma non solo. E qui avremo 120 milioni di euro, in parte destinati anche questi agli enti pubblici e in parte invece alle imprese. Ecco, per quanto riguarda poi nello specifico appunto la direzione ambiente clima, le prime due iniziative sono già state approvate dalla Giunta Lombarda a dicembre del 2022, come probabilmente chi ci ascolta conosce, e uno appunto è il nuovo bando ECOSAP, abbiamo chiamato così, quindi un nuovo bando che è quello che presentiamo oggi, che prevede una dotazione complessiva di 25 milioni di euro e che è già aperto, quindi è già possibile presentare domande. L'altra delibera è un'iniziativa invece legata proprio al sostegno a progetti realizzazione di gruppi di autoconsumo collettivo in fabbricati destinati a servizi abitativi pubblici. Chiaramente le risorse, ecco, questa DGR non prevedeva già uno stanziamento di risorse, ma è la promozione di una prima manifestazione di interesse che possa orientare gli enti poi per presentare domande a futuri bandi, che si prevede di dotare con circa 10 milioni di euro, poi questo sarà anche in base appunto alle risposte che arriveranno a questa manifestazione di interesse, per realizzare impianti a servizio di questo. Chiaramente sarà una misura che vorremmo anche, come dire, supportare sempre in collaborazione di concerto con la direzione casa e housing sociale, che è presente anche oggi e che insieme a noi sta promuovendo queste iniziative, anche attraverso poi misure eventuali di accompagnamento con le quali magari ovviamente continueremo a restare a dialogare, a interloquire anche con ANCI. Quindi lascio la parola alla direzione casa. Buongiorno. La collega, abbiamo... Buongiorno, mi sentite? Che ho problemi di connessione. Sentiamo bene. Ah, perfetto, benissimo. Allora, io appunto sono qui, ringrazio la direzione clima e ambiente clima con cui stiamo collaborando da diverso tempo, anche dalla scorsa programmazione. Porto i saluti del mio direttore, il dottor Di Raimondo e la dottoressa Manacore, che doveva essere presente, ma che purtroppo è stata chiamata improvvisamente per una riunione con il ministero. E volevo dire che tutte queste iniziative che noi, come dire, promuoviamo e con cui collaboriamo rientrano in tutta una serie in un quadro di iniziative che la direzione casa sta portando avanti, proprio per, come dire, cercare di andare incontro a questo grande problema delle persone che abitano l'edilizia residenziale pubblica, legate alla fuel poverty. E quindi sono di grande aiuto, ci aiutano anche perché spesso chiediamo anche appunto alle amministrazioni,
e alle ALER di inserire anche dei contributi aggiuntivi per riqualificare un patrimonio che è molto vetusto, soprattutto nei grandi centri urbani e che necessita di interventi importanti. Quindi sono la spinta, questi interventi costituiscono l'innesco per una serie di iniziative che si vanno ad aggiungere, che ci aiutano a, come dire, a superare proprio questa criticità molto forte manutentiva del patrimonio, andando a rispondere a quelli che sono proprio i bisogni delle persone che li abitano, ma soprattutto anche, come dire, del riequilibrio climatico di tutto, come dire, l'ambito delle tematiche ambientali molto importanti. In questa cornice si inserisce anche il programma Sicuro Verde Sociale, che era stato, il cui bando era stato promosso nel 2021, e quindi tutta una serie di iniziative che sicuramente hanno la finalità, appunto, come dicevo, di riqualificare e di e far diventare forse a volte anche un fiore all'occhiello e un esempio il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, che riescano a spronare anche, diciamo, quello che è il patrimonio edilizio residenziale vetusto delle nostre città. E non ultimo, ovviamente, aiutare le amministrazioni pubbliche, le amministrazioni comunali a risolvere problemi, appunto, di equilibrio finanziario. Quindi con questi obiettivi noi siamo al fianco della direzione clima, siamo di supporto per quello che possiamo rispetto alle nostre conoscenze sul patrimonio, e siamo al fianco ovviamente delle amministrazioni comunali e delle ALER. Io vi ringrazio e ascolto con grande interesse l'evoluzione e anche le domande che, ovviamente, come diceva l'ingegner Sacchero, sappiamo benissimo che questi programmi comunitari sono complessi, con lei lavoriamo ormai da diversi anni e conosciamo le difficoltà, e siamo sempre a disposizione, ovviamente. E ringrazio e auguro a tutti buon lavoro. Bene, come accennato, adesso illustreremo il bando. Sarà possibile formulare delle domande tramite la chat che è a disposizione. Per questioni più complesse, poi gli uffici regionali ci daranno un'indicazione su un'email e su dei contatti per chiarimenti, ovviamente, su questioni più articolate che richiedono degli approfondimenti. Quindi passo nuovamente la parola all'ingegner Sacchero per l'illustrazione del bando. Sì, quindi saluto nuovamente. In questa presentazione entreremo un po' nei dettagli anche un po' tecnici di come è strutturato il bando. Il bando, appunto, è stato pubblicato, è stato approvato con decreto numero 7931 il 29 maggio, è stato pubblicato sul BURL il 31 maggio e anche sui vari portali, diciamo, regionali, nonché di ANCI, che quindi è possibile poi trovarlo in modo relativamente semplice, anche solo inserendo il nome bando EcoSap. E è aperta, cioè c'è la possibilità di presentare domanda già a partire dal 1° di giugno. Il termine per presentare le domande sarà il 10 settembre alle ore 12, poi comunque lo richiameremo chiaramente nel corso della presentazione. Ecco, come dicevo, il bando è finanziato con i fondi comunitari nell'ambito del PR FESR 2021-2027, quindi la nuova programmazione regionale a valere sui fondi comunitari strutturali europei,
asse 2, azione 2.1.2, specificatamente rivolta proprio all'efficientamento energetico, anzi diciamo, come con la collega appunto Lanese abbiamo concordato dall'inizio, ecoefficientamento del patrimonio residenziale pubblico. Questi sono un pochino gli elementi generali che caratterizzano proprio i criteri che il POR, cioè il programma regionale, ci chiede comunque che debbano essere rispettati nelle misure che si sviluppano su questa azione. Quindi vedete l'elenco, questi sono elementi fondamentali, per cui già in prima battuta un ente può capire e valutare se questa misura può interessare o comunque vale la pena di essere studiata più approfonditamente. Quindi edifici di proprietà pubblica destinati a servizi abitativi pubblici, l'ente deve essere, cioè l'edificio deve essere di proprietà esclusiva, quindi non possono partecipare progetti che interessino solo alcuni alloggi e non tutti, cioè la proprietà mista non va bene, perché l'intervento deve interessare l'intero fabbricato. Ecco, bisogna fare attenzione, per cui non è un elemento di esclusione, per cui la classe energetica, quindi se l'edificio è già in buone condizioni energetiche, valutare molto attentamente se ha senso candidare quello, perché vedremo, cioè i requisiti che sono richiesti favoriscono gli edifici che sono molto energivori, quindi l'idea è andiamo a dare priorità chiaramente agli edifici che sono in condizioni più diciamo peggiori, ecco, sia dal punto di vista energetico che un po' strutturale. Deve essere presente una diagnosi energetica, quindi non basta l'attestato di prestazione energetica, ci vuole una diagnosi. È richiesta la ristrutturazione energetica profonda, quindi che interessa anche la parte di involucro, quindi non basta una riqualificazione che interessi solo per esempio la sostituzione della caldaia, è un bando che richiede un intervento strutturale. Devono essere appunto, sì, vogliono favorire interventi che abbiano anche appunto delle caratteristiche un pochino esemplari, come diceva la collega prima, cioè ci interessa favorire, vista che la dotazione del bando non è enorme, siccome sappiamo che in teoria le risorse necessarie sarebbero ben altre, l'idea è quella di andare a lavorare su dei progetti che facciano capire che si possono fare anche alcune cose molto interessanti e che escono un attimino dal tema solo energetico. Viene incoraggiato e anche premiato l'installazione contestuale di sistemi di monitoraggio, telecontrollo e domotica che favoriscano magari l'utilizzo di, per esempio, dell'edificio anche da parte di utenze che possono avere delle fragilità specifiche, persone molto anziane o disabilità. Vedremo che si vuole favorire il fatto che ci siano degli interventi integrati, quindi non sarà richiesta solo il progetto che riguarda l'ecoefficientamento che viene finanziato dal bando, ma si vuole intervenire su edifici per i quali in qualche modo l'ente ha già previsto anche alcuni altri interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione. Ci entreremo poi dopo nel dettaglio. Ecco, l'altra cosa che richiede l'Europa, e questo è trasversale su tutti gli interventi che incontrerete, non solo con i fondi strutturali europei ma anche col PNRR, è il rispetto e la coerenza col principio di NSH, cioè il Do Not Significant Harm, cioè gli interventi previsti non devono portare a arrecare danno aggiuntivo, non devono avere impatto aggiuntivo rispetto a tutta una serie di aspetti proprio legati alla sostenibilità e alla ai principi generali di resilienza e coerenza con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Anche su questo vedremo i dettagli dopo. Ecco, ricordiamoci che i progetti finanziati con i fondi comunitari richiedono sempre molta attenzione rispetto al monitoraggio e alla rendicontazione dei risultati, quindi indicatori fisici di riduzione dei consumi, di riduzione delle emissioni di CO2, eccetera, e delle spese. Quindi questo comporta una capacità anche del beneficiario di gestire procedure
abbastanza complesse e che richiedono comunque, come dire, un carico anche di, come dire, di lavoro anche un po' amministrativo e contabile che va messo, come dire, ahimè, in conto, sì, anche da parte nostra. Veniamo al dunque, ecco, da un punto di vista tecnico, quello che dicevamo prima, cioè i progetti, questi sono elementi proprio prioritari, trasversali dell'asse 2 dei fondi strutturali europei, quindi delle premesse che poi gli enti ritroveranno non solo in questo bando, ma anche in tutti i bandi che riguarderanno queste tematiche. Quindi, come minimo, si deve intervenire con una quella che in Italia è stata il concetto di ristrutturazione profonda, come una ristrutturazione importante, così come definita dal decreto legislativo 192/2005 e successive modifiche e integrazioni, richiamato quindi anche per esempio dal più recente decreto 199 del 2021. Quindi può essere o di primo o di secondo livello, quindi non necessariamente si richiede che l'edificio venga adeguato ai requisiti dell'edificio NZEB. Può essere benissimo anche una ristrutturazione di secondo livello, va benissimo, però è necessario un intervento che riguardi anche l'involucro edilizio, come dicevamo prima. È necessaria la presenza di una diagnosi energetica dell'intero fabbricato, nonché parliamo di certificazione, poi vedremo più nel dettaglio in questo bando che non sarà richiesta una vera e propria certificazione, ma si lavorerà su una richiesta di una simulazione, ma lo vedremo dopo. Comunque la certificazione energetica dello stato dell'edificio ex ante e poi ex post, proprio per verificare il raggiungimento di quei risultati previsti minimi, e una sicuramente una quantomeno stralcio iniziale, poi una relazione tecnica di legge 10 che dovrà essere realizzata insieme al progetto. È richiesta una appunto non solo il rispetto dei requisiti minimi per le ristrutturazioni importanti, sei di primo saranno quelli previsti dalla legge per il primo livello, sei di secondo saranno quelli previsti dalla legge per la ristrutturazione importante di secondo livello, non solo, ma il concetto di ristrutturazione importante, profonda, richiesto dalla Commissione europea, fa sì che questo bando in particolare debba essere dimostrata una riduzione minima almeno del 35% degli indici di prestazione energetica e anche della CO2 emessa che si rilevano sull'attestato di prestazione energetica. Quindi gli obiettivi sono abbastanza sfidanti, anche se dagli studi che abbiamo fatto vediamo che per quanto riguarda il patrimonio edilizio pubblico, in particolare quello destinato a SAP, sono risultati assolutamente raggiungibili dai dati in nostro possesso. Quindi ora se allora mi sembra di capire che sono già delle domande, però le teniamo, come andiamo avanti e poi rispondiamo alla fine, va bene? Ok, nel caso c'è il mio collega che mi supporta se devo fare dei chiarimenti particolari nel frattempo. Allora, abbiamo poi predisposto così questa, diciamo, un pochino tabellare, però vista la complessità del bando forse ci sembrava un modo per affrontare un po' tutti i vari punti passo per passo in sostanza, richiamando poi dove dentro il bando trovate questi elementi nei paragrafi successivi. Quindi i beneficiari sono già stati citati, ma comunque sono le 5 ALER lombarde e i 133 comuni appartenenti alle prime 5 classi di fabbisogno, così come definito nel PRERP 2014-2016. Quindi le 5 classi che sono in aumento, elevato, critico, da capoluogo e acuto di Milano. L'elenco di questi potenziali, diciamo, beneficiari, perché poi vedremo che è un incrocio di requisiti che fa sì che l'ente poi effettivamente possa partecipare. Comunque i potenziali beneficiari sono poi riportati nell'allegato 6 mi sembra, del bando.
Ecco, per quanto riguarda, in ogni caso, il riferimento, fa riferimento, come è scritto nel bando al paragrafo 3, il rapporto annuale al Consiglio regionale anno 2021, approvato con la DGR numero 6825 dell'agosto 2022. Anche lì è riportata una tabella che credo sia esattamente la stessa che anche ANCI ha pubblicato sul proprio sito, dove trovate sia i comuni che fanno parte ovviamente di queste cinque classi, sia, come vedremo più sotto, anche il numero di alloggi posseduti dal comune, attenzione, se in questo caso se si tratta di comuni, i massimali per beneficiare di contributo sono definiti sulla base del numero di alloggi posseduti dal comune, non in generale, come dire, anche dall'ALL. Bisogna guardare i propri alloggi, e anche lì fa riferimento questo documento alla data che era stato pubblicato quell'elenco, che mi sembra sia il 1 marzo 2022. Capisco che se poi nel frattempo qualcuno ha avuto dei cambiamenti e magari si trova sfavorito o favorito, però dovevamo mettere un riferimento, quello era il concordato con la direzione casa, è l'ultimo documento ufficiale pubblicato, quindi fa riferimento quello. Ecco, la dotazione finanziaria, abbiamo detto 25 milioni, 15 per la linea Aller e 10 per la linea comune. La dotazione è stata costruita proporzionalmente al numero di alloggi posseduti complessivamente, diciamo, a livello regionale dai vari enti. I massimali, come ho già detto, sono quelli che vedete, cioè, attenzione, non c'entra il numero di alloggi del singolo fabbricato che intendete candidare, cioè fa fede il numero di alloggi che il comune possiede, alloggi SAP che il comune possiede, ovviamente alla data, cioè facendo riferimento alla tabella pubblicata con il rapporto annuale 2021 di cui abbiamo detto sopra. Quindi complessivamente uno può anche presentare un fabbricato che ha 10 alloggi, il suo massimale sarà quello, no, 10 alloggi, sì, scusate, sì, che ha 10 alloggi, ma se complessivamente ne possiede, non lo so, 500, il suo massimale sarà quello pari a 1,5 milioni come contributo, per fare un esempio concreto. La tipologia del bando è un bando a graduatoria, quindi vuol dire che la finestra, come dicevo, di apertura per presentare la domanda è dal 1 giugno al 10 settembre, ma non l'ordine temporale di presentazione delle domande non fa alcuna differenza, quindi non è necessario che si corra a caricare la domanda, è più importante che si curi che la domanda sia completa e che il progetto sia fatto nel modo più accurato possibile al fine di come dire, garantire poi un punteggio che possa come dire, aumentare la possibilità di essere finanziati. Quindi sì, eviterei anche comunque di caricarla il 10 settembre alle ore 11:30, perché sappiamo che poi dietro l'angolo qualunque tipo di problematica informatica può, quindi non dico di fare questo, però è per chiarire che non è un bando a sportello dove chi primo arriva meglio alloggia, non c'è nessun tipo di premialità legata all'ordine temporale di presentazione della domanda. Quindi l'invito è: studiate bene 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 il bando con tutta l'attenzione che necessita e capite bene quali sono i criteri e come vanno applicati. Senza fretta, diciamo moderatamente, dopodiché senza magari evitando però anche di arrivare all'ultimo minuto, controllando anche bene gli aspetti tecnici, cioè se avete le credenziali per accedere alla piattaforma bandi online eccetera eccetera, ma ormai gli enti credo che conoscano molto bene, nel bene e nel male, diciamo, il funzionamento della piattaforma. Il tipo di agevolazione, parliamo di un contributo a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili, quindi per le opere di efficientamento energetico, nonché quelle ovviamente previste, finalizzate cioè per le quali anche sono previsti anche dei punteggi di premialità nei criteri, quindi le vedremo dopo, quindi i costi che sono ammessi a questo bando. Come dicevamo, i requisiti di ammissibilità dei beneficiari,
Ecco, l'edificio deve essere di proprietà esclusiva, quindi il beneficiario deve essere proprietario dell'intero immobile alla data di presentazione della domanda. Ci sarà una dichiarazione ai sensi del DPR 445 che il legale rappresentante dovrà firmare a riguardo e sulla quale potranno essere fatti dei controlli a campione, ovviamente. Ecco, attenzione, perché in più il bando pone come vincolo, ed è un impegno formale che si assume anche in questo caso, sempre allegando alla domanda questo impegno, che il fabbricato non potrà essere alienato per almeno 15 anni dal momento della diciamo assegnazione del contributo. Quindi non solo l'intero fabbricato deve essere di proprietà esclusiva oggi, ma lo dovrà restare per almeno 15 anni. Ecco, questi sono i requisiti di ammissibilità degli interventi. Allora, lo ribadiamo ancora una volta, però abbiamo visto in passato che comunque, anche se si ripete molte volte, sono concetti che poi ci arrivano domande per le quali poi non sono ammissibili i progetti per questi problemi. Quindi l'intervento, attenzione, quindi qua ci concentriamo di più sulla parte un po' tecnica, tecnico-amministrativa, diciamo, del progetto, cioè di che cosa si vuole fare, ok? Quindi il progetto di ecoefficientamento dovrà riguardare l'intero fabbricato, ok? Questo è il primo concetto, cioè non potrà riguardare solo alcuni alloggi. Quindi bisogna ragionare su una, diciamo, in linea di massima, poi se volete fare anche l'NZEB benissimo, però in linea di massima, come minimo, bisogna fare una ristrutturazione importante di secondo livello che coinvolge l'involucro, che vuol dire isolamento della superficie disperdente per almeno un suo 25% dell'intero, cioè come è definita ai sensi del, questo è il minimo per essere classificati come ristrutturazione importante di secondo livello, ok? Detto questo, non basta, perché abbiamo visto che ci sono altri criteri tecnici, cioè questo intervento deve anche però garantire una riduzione minima del 35% degli indici EPGL NREN, EPGL TOT, cioè dell'indice di fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile e globale totale, che sono indici che si vedono facendo la simulazione di un attestato di prestazione energetica, ok? Almeno del 35%, nonché delle emissioni di CO2 espresse in chilogrammi su metro quadri anno, anche questo è un indice riportato sull'attestato di prestazione energetica, ok? Complessivo di tutto il fabbricato, quindi lo si vede facendo una simulazione di APE applicato all'intero fabbricato, tra lo stato dell'edificio al momento di presentazione della domanda, quindi quando voi lo candidate, a quando sarà realizzata alla fine. Quindi deve essere una ristrutturazione importante di secondo livello, quindi che rispetta i requisiti minimi previsti dal decreto legislativo 192, nonché da tutte le DGR e le disposizioni regionali approvate e vigenti che lo hanno attuato, ma in più deve garantire questo. Come ce lo dimostrate? Attraverso una simulazione di attestato di prestazione energetica, che però deve essere fatta considerando l'intero fabbricato, quindi non è un'APE che potete accatastare nell'albo CENED, perché la legge prevede da alcuni anni l'obbligo, cioè l'attestato di prestazione deve essere fatto alloggio per alloggio, cioè unità immobiliare per unità immobiliare. Per evitarvi di fare una marea di attestati, peraltro soprattutto gli ex ante che poi sarebbero da buttare via dopo poco, abbiamo previsto, così come era stato fatto nel precedente bando, quindi se chi ci ascolta aveva già partecipato, comunque visto il precedente bando, la regola è esattamente la stessa. Cioè, sul sito CENED c'è a disposizione la procedura di calcolo che si applica, che è applicata, quindi è l'unico caso per cui è valido a livello anche giuridico formale, però voi la userete lo stesso anche se rimarrà una simulazione di APE, ok? Quella che si può applicare considerando già
l'intero edificio, quindi otterrete dei valori di EPGL e CO2 che sono già, diciamo, complessivi del fabbricato, perché è quello che a noi interessa, ok? Poi quando dovrete certificare formalmente per obbligo di legge, perché avete fatto un progetto per cui scatta l'obbligo, l'APE, dovrete, vabbè, farete gli APE veri alloggio per alloggio, ma ai fini del bando a noi serve questa simulazione, ok? Gli altri non vado oltre, credo che le altre siano abbastanza chiare. C'è il tema dell'intero fabbricato che voi andrete a candidare, cioè per il quale presentate il progetto. Attenzione, questo è un altro punto molto critico, ma poi ci ritornerò su dopo. Deve essere però già deve essere un edificio per il quale l'ente ha già previsto, o potete inserire anche con una variazione ora, nel piano triennale delle opere pubbliche per fare altri interventi, cioè non quello che ci state proponendo adesso, perché se avete già le risorse per farlo, allora non ha senso che ci fate la domanda a noi di contributo, ma deve essere un edificio per il quale l'ente ha già programmato o intende fare alcuni interventi di manutenzione straordinaria, restauro o insomma la definizione prevista dal testo unico dell'edilizia per queste casistiche. Sono altri interventi che possono essere di natura completamente diversa e che non sono finanziabili neanche dal bando, non importa, l'idea è di favorire interventi integrati, quindi migliorare la qualità complessiva di questi edifici, nonché rispondere a un requisito che è richiesto anche dalla Commissione europea, cioè che appunto si vada poi a intervenire su degli edifici in modo che alla fine abbiano anche una serie di caratteristiche, come dire, di adeguamento a normative di legge, che può essere l'antisismica, esatto, barriere architettoniche, altre cose. Non entriamo nel merito né della natura di questi altri interventi inseriti nel piano triennale delle opere, né dell'entità economica, quindi non ci sono né vincoli né. Quindi l'invito è di, come dire, guardare a questo requisito anche con una certa, come dire, tranquillità e anche così flessibilità, per cui pragmaticità, diciamo, no? Per cui valutare anche oggi come oggi che cosa potrebbe essere inserito. Tenete presente che deve essere inserito nel programma triennale delle opere al momento di presentazione della domanda, quindi eventualmente l'ente può anche valutarlo ora e facendo una variazione, se ha già approvato il programma, magari facendo una variazione. Ecco, cercherei di tranquillizzare su questa cosa, ma viverla più come un'opportunità che non una. Chiaramente i costi di questi interventi, che non sono di natura ammissibile ai fini del bando, dovranno essere sostenuti dall'ente o, non lo so, insomma, eventualmente l'ente deve un po' garantire poi la copertura, ma se ce l'ha nel piano triennale deve garantirla, ecco. Ecco, il livello minimo della progettazione richiesto è definitivo perché un preliminare, viste le caratteristiche che devono garantire, non avrebbe molto senso, nel senso non è per rendervi la vita difficile, ma è perché il problema altrimenti è che non si hanno poi progetti che possono andare avanti, perché non si hanno ancora gli elementi che invece sono richiesti necessariamente in questa fase di dettaglio tecnico che sono necessari. Quindi vi chiediamo un definitivo. Per cui questo, io parlo del progetto di ecoefficientamento, è quello per cui si richiede il finanziamento, non quello che, non le opere che devono essere inserite nel piano triennale opere pubbliche. Ok, le opere invece che vi finanziamo noi, ripeto, non quelle eventualmente complementari, le complementari che realizzate a parte, ma quelle che vi finanziamo noi, attenzione, perché la gara dei lavori, ok, o nel caso si firmi una perizia di variante in presenza di un contratto quadro più ampio, già se, però con un privato, però deve essere selezionato con gara e ce lo dovrete anche dimostrare, perché la Commissione europea su queste cose è molto rigida, dovranno essere avviati
dopo la pubblicazione della graduatoria, cioè se voi andate in gara prima, noi non vi possiamo finanziare il progetto. Per cui questi sono i due vincoli, non deve essere né troppo indietro sto progetto, cioè non basta un diciamo preliminare, uno studio di un PFTE, ma non deve essere nemmeno troppo avanzato, cioè se avete già un esecutivo tanto meglio, ma fermi tutti, non ci deve essere un impegno troppo avanzato, cioè non ci deve essere già una gara in corso. Vado avanti, le tempistiche di realizzazione le leggete voi, non starei troppo a, se non, siamo troppo lenti. Sono queste, sono piuttosto stringenti, quindi anche qua dovrà essere un bando piuttosto presidiato. C'è la possibilità di chiedere una proroga complessiva fino a di 180 giorni, ok? Ci sono però due vincoli di proroga massima sulle fasi iniziali, proprio perché abbiamo visto che altrimenti si creano dei rallentamenti, le risorse vengono bloccate, si rischia di arrivare in fondo avendo risorse bloccate che non possono essere usate, magari a vantaggio proprio anche degli enti stessi, perché magari abbiamo una graduatoria di progetti ammissibili non finanziati e chi attende il finanziamento non può aspettare anni per avere uno scorrimento. Quindi andiamo avanti. Non va avanti, eccoci. Ok, ecco, questi sono i criteri di valutazione invece. Attenzione, ci sono i criteri di ammissibilità, che sono sia tecnici sia, diciamo così, di tipo formale, amministrativo che abbiamo visto. Questi invece sono i criteri di valutazione, cioè i criteri che un progetto può essere ammissibile, ma poi per trovarsi in una posizione utile in graduatoria ha necessità di acquisire dei punteggi. Ok, potrebbe anche essere ammesso con 0 punti, però chiaramente questi punti vanno a... Allora, cercherò di essere... Allora, abbiamo il gruppo del criterio 1 e criterio 2, che sono poi descritti dettagliatamente nel bando, in ogni caso se, insomma, saremo disponibili per chiarimenti se serviranno, sono legati proprio alla capacità del progetto di ridurre i consumi di energia primaria, attenzione, i consumi complessivi in questo caso, cioè non per unità di superficie. Quindi si andrà a vedere quanto, al di là della virtuosità del singolo intervento, quindi a quanto anche rispetto alla capacità di ridurre gli indici sull'APE, ma poi vediamo quanta energia primaria complessivamente all'anno questo edificio riesce a risparmiare, no? E quindi chiaramente cosa vuol dire? Che più il fabbricato ha una superficie utile climatizzata grande e più diciamo così potrà avere un risparmio maggiore, ecco, questo è quindi energia primaria globale totale, quindi non per unità di metri quadri ma moltiplicando quindi l'indice di prestazione energetica per la superficie utile. Idem, del tutto in modo analogo, quindi anche da un punto di vista analitico di calcolo, è il secondo criterio, cioè ci interessa anche capire quanto sarà capace di ridurre le sue emissioni di CO2. Quindi per questi due criteri conta da una parte effettivamente l'efficientamento, quindi la riduzione del fabbisogno per unità di superficie, ma incide poi la dimensione del fabbricato, quindi tanto più grande la sua superficie utile, tanto maggiore, come dire, potrà acquisire punteggi per questi due criteri. Poi abbiamo un criterio di premialità legato appunto anche all'installazione di sistemi di monitoraggio, telecontrollo, gestione, sia della parte impiantistica e, come dire, o dei parametri climatici dell'edificio, o anche di apparecchiature che legate alla domotica, cioè appunto come dicevamo prima, per esempio in caso di non so, per esempio un servoscale, non c'è un ascensore, non si mette un ascensore, si mette un servoscale perché c'è una delle disabilità, un accesso più facile, cose di questo genere. Anche qui sono massimo, abbiamo detto che sono, scusate, non vedo, 12 punti. 12. Ok, poi abbiamo, qua poi apriremo un focus sul criterio 4, perché in realtà è un criterio bello, diciamo, ciccio, diciamo bello
tosto, e quindi è suddiviso in tre sottocriteri, li vediamo dopo, quindi sono quelli legati proprio alla sostenibilità ambientale, alla resilienza rispetto ai cambiamenti climatici, e ci sarà un allegato dedicato, l'allegato 1, che spiega bene come è articolato questo macro criterio, e infatti come vedete il peso è significativo, sono 35 punti in tutto. Poi ci sarà un criterio appunto, vabbè, legato alla classe energetica di partenza, cioè avremo, si darà dei punti se l'edificio appartiene alle tre classi più basse, cioè D, E o F. Infine il livello di progettazione dell'intervento presentato, cioè tanto più se c'è il definitivo, vabbè, è il minimo che dovete presentare, se avete già un esecutivo per il quale però, attenzione, non è ancora stato avviato nessun tipo di procedura di gara per affidamento ai lavori, o ci saranno tre punti di premialità. L'erogazione del contributo sarà 40% in anticipazione alla presentazione del contratto dei lavori, 40% a rendicontazione di avanzamento di una spesa pari all'anticipazione già ricevuta, e infine il 20% a saldo alla presentazione della rendicontazione finale dei documenti finali previsti. Le spese ammissibili sono fondamentalmente sempre un po' le stesse, chi ha già visto il precedente bando SAP sono fondamentalmente quelle, cioè tutte le spese tecniche, quindi di progettazione, direzione lavori, collaudo, diagnosi e APE. Attenzione, su queste viene messo un massimale, cioè vengono riconosciute per un massimo del 10% dei lavori, quindi opere più oneri della sicurezza, che saranno poi indicati nel quadro economico a base di gara. Quindi noi faremo una prima determinazione ora sulla base del quadro economico che ci presentate, ma tenete presente che farà fede quello per il riconoscimento poi, cioè dopo la gara ci sarà una nuova rideterminazione e andremo a guardare il quadro economico del progetto esecutivo, e le spese tecniche saranno riconosciute in base a quello. Ci sarà un imprevisto che questa volta abbiamo alzato un po' di più, quindi riconosciamo fino a un 10% dell'importo dei lavori contrattualizzato, quindi dopo la gara, dopo il ribasso, perché sappiamo che l'epoca che viviamo ha un po' più problematiche rispetto a imprevisti di costi e quant'altro. E poi ovviamente tutte le spese legate alle opere che sono oggetto del finanziamento del bando, l'IVA qualora non recuperabile o compensabile, quindi per i comuni è sempre riconosciuta, e anche l'attività tecnica interna nella misura prevista dalla legge, quindi al massimo del 2% delle opere a base di gara. Andiamo avanti, ecco, sottolineiamo alcune spese non ammissibili. Attenzione, questo è un elenco, come si dice, esemplificativo ma non esaustivo, quindi atteniamoci poi ai documenti ufficiali. Quindi sicuramente non sono ammissibili gli ampliamenti volumetrici. Attenzione, sono ammissibili tecnicamente, cioè se voi volete fare un ampliamento volumetrico lo potete fare nel progetto, se risponde ovviamente a tutti i requisiti e quant'altro, ma non ve lo possiamo finanziare, cioè ve lo dovete pagare voi. Le variazioni progettuali in corso d'opera non riconducibili ad imprevisti, quindi se voi decidete di cambiare un po' il progetto in corso d'opera, vedremo, come dice il bando, è autorizzabile se rispetta tutti i requisiti previsti, ma se comporta degli extra costi che non sono riconducibili a degli imprevisti, allora quegli extra costi non ve li possiamo riconoscere. Non sono ammissibili ovviamente altre opere di manutenzione straordinaria eccetera eccetera che non sono riconducibili alla natura delle opere finanziate dal bando, né strettamente correlate, cioè tipicamente mi dovete rifare l'impianto termico, mi mettete, non so, non è un esempio buono per questo, però non so, fate l'isolamento, fate il cappotto, è chiaro che mi dovete rifare, non so, la tinteggiatura esterna della... Ovviamente quella spesa ve la riconosciamo, perché non potete disfare, non potete isolare se non poi ripristinare, quindi, però sono solo queste. Le varianti, come dicevo, possono essere ammesse, ma deve essere fatta una richiesta formale di autorizzazione e deve essere dimostrato quello che c'è scritto qui, quindi che non peggiorano, cioè devono essere mantenuti i criteri
i punteggi per i quali è stato approvato. Infine, l'accumulabilità. Allora, questo è un contributo al 100%, quindi non è ammessa nessun'altra forma di agevolazione, attenzione, per le stesse opere finanziate dal bando. Cioè, se voi avete un contributo per le opere non finanziate ma che fate contestualmente, tipo adeguamento sismico, oppure avete un taglio sul massimale del contributo perché fate un intervento, voi siete un comune che avete un massimale 350.000, il vostro intervento costa 400.000, decidete di togliere alcune opere, anche se sono di natura, diciamo così, finanziabile da noi, le togliete dal quadro economico che oggetto del finanziamento e le finanziate con altre risorse. Potete farlo, però dovete tenere una tracciabilità finanziaria completamente separata, cioè la stessa fattura che presentate a noi non può essere utilizzata per altre cose, quindi dovrete proprio separare completamente la tracciabilità finanziaria di queste opere. Ecco, infine, termine per presentare le domande, lo ripeto perché mi sembra un elemento importante, il 10 settembre 2023 alle ore 12, essendo su bandi online non c'è possibilità di nessun tipo di deroga, come già sapete, cioè le domande che arrivano alle 12.01 sono fuori. Si consiglia vivamente, come sempre, di guardare sulla piattaforma bandi online, che è anche al punto del bando, non mi ricordo, chiedo scusa, comunque nel punto dove si dice modalità di partecipazione della domanda c'è anche tutta la parte legata, come dire, informatica, cioè di cosa si deve fare per, quindi attenzione a essere profilati, eccetera. Chi ha problemi di questa natura non scriva a noi, perché noi non siamo in grado di darvi un aiuto, cioè se voi non riuscite ad accedere a bandi online, non sapete come profilarvi, dovete guardare sul bando, c'è scritto, c'è il numero verde sulla piattaforma bandi online e la mail a cui scrivere. Noi possiamo solo rispondere a quesiti di merito, cioè di contenuto del bando. Dopodiché, quando possiamo, nei limiti che possiamo, abbiamo sempre anche cercato di dare una mano. Comunque, non arrivate al 10 settembre, perché sappiamo che si cerca, noi saremo lì a presidiare quant'altro la chiusura, però sappiamo che poi il rischio che poi qualcosa non vada perfettamente a buon fine c'è sempre, quindi muovetevi per tempo. Basta, abbiamo detto, ecco, il bando funziona così, questo per chi conosce l'altro bando è identico, cioè un progetto, una domanda, quindi un beneficiario può presentare anche più domande. A un certo punto si taglierà sul suo massimale, può tranquillamente, ma deve fare una domanda, cioè ogni progetto deve essere completamente, cioè è una domanda per ogni edificio, diciamo, ok? Per ciascuno vanno caricati tutti i documenti. Allora, di solito uno dice, ma se io metto, sto facendo un progetto, di solito, non so, uno ha un quartiere di edifici, magari ha tre palazzine molto simili, presenta tre domande, ma ha un progetto, come dire, la documentazione, mettiamola così, di progetto è un unico plico, un unico, benissimo, dovrà o la spezza, cioè o carica, altrimenti se ha alcuni documenti che sono unici per le tre domande, alcune documentazioni magari informali, di le deve caricare tre volte, però tutti gli elementi che ci servono per valutare quel progetto devono essere riconoscibili e visibili ciascuno per ogni progetto, altrimenti noi non possiamo ammetterlo. Ecco, il progetto definitivo deve contenere almeno quei documenti, cioè non necessariamente dovete caricarci proprio tutto del progetto definitivo così come definito dal codice appalti, insomma dal codice lavori pubblici, però questi elementi ci devono essere, se mancano siete fuori, cioè non possiamo proprio ammettervi, possiamo chiedere integrazioni se all'interno del documento magari qualcosa non ci risulta chiaro, preciso, ma se manca uno di questi allegati noi non possiamo ammettere la domanda e non c'è niente da fare, siete fuori, per cui attenzione,
per quello che dicevo prima, prendetevi il tempo che serve per curare molto bene come si fa la domanda. Allora, elementi di attenzione, l'edificio, ecco, questo credo di averlo spiegato prima, spero che sia chiaro, quindi attenzione che quando parliamo di candidare un edificio per il quale sia, che sia già oggetto di altri interventi programmati, non stiamo parlando dell'inter, cioè non vi stiamo chiedendo che che il progetto di ecoefficientamento per il quale chiedete il contributo sia già nel piano triennale delle opere pubbliche, anzi no, perché appunto se ci chiedete il contributo è perché l'ente non avrebbe, non lo farebbe, ecco, non potrebbe farlo, non avrebbe le risorse per farlo, diciamo, no, da un punto di vista generale di principio. Vogliamo favorire degli edifici per i quali, siccome sappiamo che sono in pessime condizioni, non solo energetiche, ma spesso per tutta una serie di altri fattori, non ci troviamo poi in una condizione per cui magari si presenta un progetto di ecoefficientamento bellissimo, ma poi, guarda caso, tutto si blocca perché? Perché non si può fare quel progetto finché non si sono messe a posto altre cose, ma l'ente non ha le risorse ancora per farle e quindi si blocca tutto. Non è possibile, la programmazione comunitaria è incompatibile con tempi eccessivamente lunghi di realizzazione, quindi è importante che quell'edificio, si scelga un edificio per il quale si mettano a posto una serie di altre cose, possono essere anche minime, attenzione, guardate che noi abbiamo finanziato progetti che avevano altre opere, magari di 5.000 euro, 10.000 euro, adesso, cioè, può essere anche cose minime, ma mettete dentro altre cose che così fate anche quelle. Ecco, posso, scusate, mi sto esprimendo in modo un po', però... E qua c'è la motivazione, ok? Però ribadisco, non ci sono vincoli sulla natura e sull'entità degli altri interventi previsti. Ecco, l'altra cosa importante, e non trascuratela, non è una mera formalità. C'è un allegato specifico che l'autorità ambientale ci ha fatto inserire, cioè queste misure sono approvate con l'approvazione di tutti i vari soggetti. L'autorità ambientale, che ha un ruolo previsto dal POR, ha predisposto un allegato che è l'allegato 2, che deve essere compilato con attenzione e con cognizione, perché poi verrà richiesto a fine lavori e dovranno essere dimostrate le cose che sono scritte dentro lì, che sono tutti gli elementi previsti dal regolamento europeo e che fanno sì che garantiscano che l'intervento sia coerente con rispetto di questo famoso principio do not significant harm, cioè intervento che non crea impatti, come dire, dei danni al contesto all'ambiente circostante, al contesto. Ecco, alcuni elementi tecnici, la diagnosi energetica deve esserci, attenzione, deve avere i contenuti minimi previsti dal decreto legislativo 102 allegato 2, quindi non è una specie di APE casuale, cioè deve essere una diagnosi vera. Andiamo avanti, anche qui l'ho già detto, si deve trattarsi di una ristrutturazione importante, quindi deve rispettare i requisiti minimi, quindi controllare e attenersi alle disposizioni regionali in materia di efficientamento energetico e certificazione energetica degli edifici nelle sue versioni ovviamente più aggiornate, che trovate ovunque, anzi i vostri uffici tecnici le conoscono benissimo, perché ormai parliamo di normativa che è consolidata. Ci deve essere uno stralcio di relazione tecnica, sappiamo che è un documento obbligatorio quando si arriva alla progettazione esecutiva, quindi è un allegato dell'esecutivo, ma di fatto voi dovrete avere già una, come dire, quindi parliamo di stralcio di relazione, poi la rifarete ufficiale quando c'è il progetto esecutivo, ma di fatto questo definitivo che voi ci presentate è qualcosa che ha in pancia già, insomma, una serie di elementi di cui si ha consapevolezza progettuale già adesso, quindi tutto, perché dobbiamo verificare che voi state facendo una ristrutturazione importante secondo livello. Tutto questo deve essere anche già datato e firmato da un progettista.
Ecco, il quadro economico, c'è il modello allegato, allegato 5 lo vedete. Ecco, vi chiederemo il CUP già in fase di presentazione della domanda. Perché? Perché, perché altrimenti ormai per le procedure e gli obblighi che abbiamo, abbiamo necessità poi per procedere poi all'impegno di spesa dopo, che deve essere fatto in tempi molto rapidi, quindi ve lo chiediamo già da ora. Sarà un CUP provvisorio, se ritenete un CUP provvisorio non lo sappiamo, lo dovete staccare. Una volta che poi, se il progetto sarà ammesso, manteniamo quello, però vi chiediamo già il CUP. E poi qua torniamo al discorso degli altri interventi delle opere pubbliche. Vedete, il quadro economico in ammissione già vi dice di indicare due colonne. La colonna A è proprio il quadro economico dell'intervento di ecoefficientamento per il quale state facendo la domanda, ok? E che deve avere tutti i requisiti, deve rispettare i criteri, ok? L'altra colonna è il quadro economico degli altri interventi, diciamo così, complementari che voi state prevedendo nel piano triennale delle opere e che possono benissimo non essere di natura energetica o di quelle per il quale vi diamo. Quelle ci devono essere per forza, possono essere identità qualsiasi, ma quella colonna non può essere vuota, sennò noi non vi possiamo ammettere. Infine, la simulazione di APE. Il bando non vi chiederà un APE ex ante, anche perché sennò dovrebbe chiedervene tanti quanti sono gli alloggi dell'edificio che ci presentate, e non ci interessa lo stato del singolo alloggio, ci interessa cosa succede all'intero fabbricato. Allora, vi chiediamo una simulazione di APE ante operam e anche una simulazione di APE post operam, cioè vi chiediamo a voi, ai vostri progettisti certificatori, di far girare la procedura CENED più 2.0, quindi quella ufficiale regionale, però applicandola all'intero fabbricato. Questo si può fare sul sito CENED, la trovate, è la procedura di calcolo CENED più 2.0, scusate, CENED Plus 2.0, prevista nel caso di contratto servizio energia, anche se voi non avete il contratto servizio energia, cioè è la procedura che è scritta così, ok? Quindi utilizzate un intero, sia l'ex ante che l'ex post. Ci dovrete presentare anche il file XML, quindi il PDF facsimile, non protocollato, perché non sarebbe un APE vero corretto, ma ci presentate sia il PDF che il file XML con la firma digitale di un certificatore, ovviamente di una certificatrice, iscritti all'albo regionale CENED, quindi si vuole una certa garanzia. Infine, il criterio di valutazione numero 4 che dicevamo, quello. Allora, nell'allegato 1 trovate la descrizione tecnica dei tre sottocriteri e i punteggi parziali distribuiti, quindi lì capite di cosa parliamo. Poi c'è anche l'allegato 3, quindi queste cose che fate, per le quali noi vi daremo i punteggi, ovviamente devono esserci nel progetto, quindi il progetto dovrà avere delle sezioni dove descrive questi interventi, ma dovete anche presentare l'allegato 3, che è una scheda di sintesi, che con tutti questi dati di sintesi che servono poi a noi per fare la valutazione. Ok, quindi l'allegato 3 ci deve essere. Se non c'è, non è che siete fuori, però vi diamo 0 di default, basta, non si possono prendere punteggi. Vado avanti, poi casomai... ecco, mi raccomando, ci sono degli obblighi di comunicazione e informazione legati al PORFESR. Nel bando, nella sezione, nel paragrafo comunicazione dedicato, trovate tutti i riferimenti alla pagina web, dove in fondo nella fase allegati ci sono anche tutti i modellini, quindi dovrete usare certe cose di cantiere, certe eccetera, eccetera, eccetera. Quindi fate attenzione, perché poi queste cose, niente, anche in fase istruttoria sembrano delle formalità, ma noi dobbiamo verificarle e dovete farle come c'è scritto. Bene, ho concluso, quindi qui trovate la mail, la casella di posta bando ecosap, tutto attaccato minuscolo, @regione.lombardia.it, dove potrete chiederci quesiti relativi al bando.
e che è presidiata da noi colleghi, quindi se non vi rispondiamo il giorno stesso, tendenzialmente nel giro di un paio di giorni, 2 o 3 giorni rispondiamo, se, al massimo se abbiamo bisogno di confrontarci passa qualche giorno, però ci siamo, facciamo il possibile. Le pagine web dove trovate il materiale sono quella del portale della programmazione comunitaria 21-27 e bandi online. Mettendo la parola chiave bando ECOSAP li trovate. Con questo concluso e vi ringrazio per la pazienza. Grazie dell'illustrazione molto, molto precisa e molto dettagliata. Era d'altra parte importante che fosse così. I nostri attenti spettatori ci hanno già rivolto alcune domande che lascio il tempo di leggere ai nostri relatori. Una di queste sostanzialmente si è già risposto, perché veniva richiesto se era possibile inserire oggi nel piano triennale delle opere la nuova previsione di intervento complementare all'intervento di ecoefficientamento. Ebbene sì, si può fare, quindi il comune può prevedere una variazione del piano triennale delle opere pubbliche che preveda gli interventi che non saranno oggetto di finanziamento da parte del bando, e avendo presente nel piano triennale delle opere questi interventi propri del comune sull'edificio, sarà possibile accedere al finanziamento, a proporre la richiesta di finanziamento anche per quel che riguarda l'intervento complessivo di ecoefficientamento del fabbricato. Gli altri quesiti sono un pochino più tecnici, per cui rimando ai funzionari della regione questo compito arduo di dare risposta. Allora, il primo quesito è certificatore, se deve essere anche un soggetto certificatore ESCO oppure no, non è necessario. No, deve essere un certificatore iscritto all'albo CENED, cioè sapete che Regione Lombardia ha tutto il suo sistema di certificazione ormai storico, e quindi semplicemente deve essere un certificatore iscritto all'albo. Questo noi poi lo verifichiamo, quindi è un certificatore che oggi come oggi a tutti gli effetti è titolato a realizzare degli APE e protocollare sul sistema degli APE validi. Allora, scusate, sto leggendo in fase di all'albo più certificatore accreditato, oppure deve essere anche un... Non riesco a capire, cosiddetti di anni secondo il decreto. Rispondiamo sì. In chat. Ok. Allora, sì, questa è rapida, è già stata chiarita dal beneficiario. Allora, sì, avete ragione, inizialmente sulla delibera è stata prevista una prima tempistica per la pubblicazione della gara del 2012 2023, ma poi appunto siccome c'è stato un cambio di giunta, eccetera, eccetera, quindi in realtà i tempi si sono inevitabilmente un po' allungati, come vedete il bando prevede una tempistica un po' più traslata, quindi la pubblicazione del bando, il termine è il 31 marzo 2024. Del bando di gara. Sì, del bando di gara, certo, di pubblicazione della gara. Ok, si riferisce a... Ecco, sulle tempistiche del bando queste sono, perché le abbiamo valutate e onestamente pensiamo che sia possibile rispettarle. Indubbiamente sappiamo perfettamente che gli enti hanno un carico di lavoro enorme, però abbiamo anche esperienza del fatto che se mettiamo delle tempistiche più lunghe saremo comunque sempre in ritardo. Anche sulle tempistiche più lunghe non saprei come dire, cioè abbiamo un po' delle necessità di spendere, di rendicontare le risorse comunitarie, quindi c'è comunque 180 giorni di proroga sulle quali gli enti possono in qualche modo fare conto. Poi c'era un'altra domanda che diceva
La seconda rata di erogazione del contributo è versata per una somma totale pari al 40%. Quando si può rendicontare di aver pagato lavori pari almeno al 40%, cioè di aver utilizzato tutta l'anticipazione? Allora, spero di interpretare correttamente la domanda. Allora, si rendiconta, cioè la rendicontazione intermedia per la richiesta della seconda tranche, che è pari al 40% del contributo concesso al documento, si può fare quando si rendiconta delle spese, attenzione, non solo delle opere, dei lavori, spese in generale, uno può rendicontare anche una parte di spese tecniche, cioè le spese del quadro economico riconosciuto, non solo dei lavori, riporto almeno alla prima quota di anticipazione del 40% erogata. Chiara, come al punto 14, modalità e tempi di erogazione, che ben specificato le lavorazioni e le quote. Poi l'altra domanda dice: per quanto riguarda l'erogazione delle rate, faccio presente una problematica che riguarda i vincoli di cassa del comune, perché spesso ci siamo ritrovati a dover pagare in anticipo e ricevere il pagamento del contributo anche con un ritardo apprezzabile. Sì, ne siamo consapevoli. Non ho una risposta a questo, nel senso che la risposta è che ahimè un po' le procedure, cioè l'istruttoria è molto complessa, cioè richiede la verifica di tantissimi aspetti e le strutture regionali fanno quello che possono, ma spesso e volentieri noi per primi ci rendiamo conto che riusciamo assolutamente a rispettare le tempistiche più veloci, quindi purtroppo non ho una risposta. È da mettere in conto che ci sono delle lungaggini, purtroppo. Nel nuovo codice appalti sono previsti due livelli di progettazione, PFTE e progetto esecutivo, quindi quale livello di progettazione va presentato nel bando? Allora, purtroppo questa è una novità anche per noi. E quindi dobbiamo fare una parte riguardo, adesso ci approfondiamo e faremo una parte. Cioè, chi ha la possibilità di presentare l'esecutivo è sicuramente meglio, perché avrebbe i punteggi, c'è una premialità, e altrimenti vediamo come rispondere, ci informiamo anche noi, approfondiamo, non abbiamo una risposta in questo momento. No, sì. Le energetiche devono essere inserite ex ante. No, scusate, leggo la domanda. Le opere di efficientamento energetico devono essere inserite ex ante nel piano delle opere pubbliche? No, cioè le opere di efficientamento energetico, il progetto di efficientamento energetico che si intende candidare al contributo del bando. No, non devono essere già presenti nel piano triennale delle opere, perché vorrebbe dire che il comune se le sarebbe potute fare da sé, non aveva bisogno del contributo. Deve essere, come ho detto prima, gli interventi per i quali l'edificio è già inserito nel piano triennale delle opere sono interventi di altra natura. Allora, lo dico a voce, ok? Non è scritto nel bando, non è così dettagliato, però che poi magari dentro ad alcune delle opere c'era qualcosina che può anche entrare nell'edificio, non so. Avevate previsto il cambio di 2 o 3 scaldacqua perché si erano rotti. Ok, allora se non c'è proprio solo quello, allora poi dopo noi nel momento in cui quella sostituzione di quei 2 o 3 scaldacqua viene inglobato in un intervento di efficientamento energetico, ma che parliamo di una ristrutturazione importante di secondo livello, eccetera, allora diciamo quella importi minimali che avevate comunque previsto là li considereremo nell'intervento più grande. Però in generale quello che è nel piano triennale delle opere è qualcosa d'altro che riguarda quell'edificio e che concorre alla sua riqualificazione complessiva. Spero. Ho chiarito, ok.
aggiungete se, mi raccomando, se pensate che ci sono degli elementi che aiutano. Poi, basta, no? C'è un'altra domanda. Nella sezione istruttoria e valutazione della scheda tecnica si dice che la domanda deve interessare un fabbricato già ricompreso in un programma... Ah, abbiamo già risposto. Ok, quindi torniamo... L'abbiamo finito. Ok. Abbiamo risposto, credo, a tutte le domande per il momento. Sì, sì, abbiamo va chiarito questo aspetto perché molte domande vertono su questo elemento. Ci deve essere una previsione di intervento sul fabbricato già prevista nel piano delle opere pubbliche al momento della presentazione della domanda, ma questo intervento non deve essere costituito dal progetto di ecoefficientamento. Per cui, anche se questo è un po' un paradosso, perché in teoria l'ufficio tecnico non potrebbe lavorare su progetti che non sono già inseriti nel piano delle opere pubbliche, ma se c'è anche... noi facciamo... Okay. No, beh, però sarebbe un definitivo, non è un esecutivo, quindi... Diciamo che il comune deve aver già previsto di intervenire sul fabbricato con interventi diversi rispetto a quelli per i quali presenterà la domanda di finanziamento, quindi un abbattimento barriere architettoniche, potrebbe essere un adeguamento di una caldaia, antincendio, possono essere una serie di interventi anche minimi che però consentono di dire il comune aveva già intenzione di intervenire su quel fabbricato e quindi diventa un intervento integrato il fatto di aggiungerci queste nuove opere che la regione invece è in grado di finanziare. Ovviamente le due contabilità andranno tenute separate e la regione riconoscerà tendenzialmente solo quelle che riguardano il progetto presentato, fatto salvo che ci siano delle minime contaminazioni. Però in termini generali è come se avessimo due progetti sullo stesso fabbricato, uno comunale e uno comunale con il supporto della regione, col finanziamento della regione. Esatto, forse un dettaglio che però è collegato a questo che non ho precisato prima è che attenzione che l'altro criterio di ammissibilità invece dell'intervento di ecoefficientamento, quindi quello per il quale si richiede il contributo, deve avere un importo minimo di lavori, quindi opere più oneri della sicurezza nel quadro economico che ci presentate ora, non poi quello minimo di 100.000 euro. Mentre quelli, gli altri di cui appunto si è detto, diciamo complementari nel piano triennale delle opere, non si prevede nessun tipo di vincolo. È vero che l'obbligo, ci siamo resi conto che l'importo è lo stesso, cioè la legge prevede che un intervento debba essere inserito nel piano triennale opere pubbliche obbligatoriamente se ha quando ha un importo di 100.000 euro. Ma nulla vieta che uno ne inserisca uno anche di importo inferiore, ecco, non è lo scatto dell'obbligo. Dopodiché, ovviamente, anche quello di ecoefficientamento energetico sarà inserito nel piano triennale delle opere, però può essere fatto anche dopo, quando l'intervento è ammesso e finanziato. Direi che non ci sono più domande, sono state comunque tante abbastanza puntuali. Noi rimaniamo a disposizione come ANCI Lombardia per eventualmente segnalare la pubblicazione di FAQ da parte dell'assessorato, in particolare quella rilevante sul grado di progettazione, sul livello di progettazione, però credo che molte informazioni siano state date ai comuni, quindi auguriamo un buon lavoro agli uffici tecnici e agli uffici di Regione Lombardia che dovranno poi valutare questi progetti. E niente, ringraziamo gli amici di Regione Lombardia e tutti coloro che si sono collegati. Grazie. Eventuali quesiti o comunque tramite ANCI, molto volentieri. Ringrazio. Grazie a tutti e buona giornata.